Ciao amici, benvenuti e ben ritrovati di nuovo qua sul canale. Se non l'avete ancora fatto, vi ricordo che potete iscrivervi, lasciare un like e, perché no, anche un commento, in modo da confrontarci e avere uno scambio di idee che male non farebbe. Come avete potuto notare, io ormai mi sto concentrando su un argomento, che è quello del cammino e dei trekking. Il modo migliore di viaggiare per me è diventato quello di farlo camminando. Infatti, camminando avete davvero la possibilità di godere più in profondità della cultura del posto che state visitando. Insomma, viaggiare camminando è un continuo cambiamento lento. Questo è un cambiamento lento. Comunque, Tiziano Ferro a parte e follia a parte, ho la fortuna di vivere in una delle isole più belle del mondo, la Sardegna. Signori, se non siete mai stati in Sardegna, vi consiglio di prenotare adesso, cioè no, non adesso in questo istante, dopo il video. Prenotatevi un volo e venite qua in Sardegna e fatevi una vacanza, perché la Sardegna merita di essere vista e merita di essere vissuta. E uno dei modi migliori per vivere la Sardegna è quello di farlo attraverso il cammino. Infatti questo video è un'infarinatura generale, una piccola guida dei 4 cammini che potete fare in Sardegna, sempre se decidiate di venire in Sardegna a fare un cammino. Partiamo con il primo cammino. Il primo cammino che vi propongo è quello delle 100 torri. Questo cammino è uno dei più giovani qui in Sardegna, infatti è stato fondato qualche anno fa. È un sentiero lungo 1284 km, di cui 450 km sono solo di spiaggia. Per percorrerlo approssimativamente ci vogliono 60 giorni e questo sentiero passa per 88 comuni sardi. Quindi immaginate la bellezza di questo sentiero. Il cammino percorre l'intero perimetro della Sardegna e passa attraverso 105 torri costiere. Il sentiero è stato pensato per essere percorso non solo a piedi, ma anche a cavallo o in bicicletta, con qualche variazione. È stato fondato da un carissimo collega, amico, che si chiama Nicola Melis. Ciao Nico, se stai guardando il video, hai fatto una cosa veramente bella per la nostra isola e per tutti gli appassionati e anche per il turismo. Il cammino è stato suddiviso in 70 tappe, così che possiate assaporare meglio e godere di tutta l'isola. Il cammino è suddiviso fondamentalmente in due parti. Abbiamo il sentiero orientale e il sentiero occidentale. C'è un sito ufficiale ovviamente dove potete prendere tutte le informazioni possibili, potete contattare l'associazione, chiedere qualsiasi info, vi lascio il link del sito nella descrizione e ve lo straconsiglio. 2. Il cammino di Santo Iacu. Conosciamo tutti il cammino di Santiago, no? Per sentito dire. Il cammino di Santiago ha diverse varianti, il cammino francese per esempio, il cammino portoghese, il cammino primitivo e anche la Sardegna ha il suo cammino di Santiago. Solo che qui il santo non si chiama Santiago ma si chiama Santo Iacu. Il sentiero del cammino di Santo Iacu attraversa tutta la Sardegna e alcuni tratti sono veramente lunghissimi, come per esempio Cagliari, Porto Torres, pure Nora, Oristano, il Sulcis, le isole, insomma tocca praticamente tutta la Sardegna. I sentieri possono essere ovviamente percorsi in entrambi i sensi ed è pensato anche per essere percorso anche qui non solo a piedi ma anche a cavallo o in bici. Il sentiero percorre tutti quei comuni dove sono presenti le chiese e le rovine appartenenti a Santo Iacu, ma non solo, attraversa anche diversi siti archeologici, città, campagne, mari, fiumi. Insomma, questo cammino ha un sacco di varietà dal punto di vista paesaggistico. È complessivamente lungo 1600 km, quindi tanta roba. Il sentiero è ben caratterizzato da una segnaletica, anche qui come nel cammino di Santiago, con delle conchiglie gialle che indicano il cammino. Quindi anche qui in Sardegna sembrerà di essere sul cammino di Santiago in qualche modo. Come nel cammino, anche qua ci sono un sacco di strutture ricettive
che possono ospitare i pellegrini che decidono di attraversare questo cammino. E sempre come Santiago, alla fine del cammino, anche qui verrà consegnato il testimonium, che è una sorta di Compostela. Anche questo è un cammino che consiglio di fare vivamente. Adesso parliamo di uno dei cammini più importanti e anche più famosi qua in Sardegna, e cioè il cammino minerario di Santa Barbara. Questo cammino si sviluppa all'interno del parco geominerario storico ambientale della Sardegna e attraversa tutti i territori del Sulcis, inglesiente e guspinese. Il cammino è patrimonio UNESCO, nonché itinerario storico, religioso, ambientale dedicato alla patrona dei minatori, e cioè Santa Barbara. E i minatori a quell'epoca, fidatevi, che avevano bisogno di un santo a cui pregare, soprattutto per le condizioni di lavoro a cui erano sottoposti. Questo cammino ripercorre tutti quei sentieri minerari che facevano i minatori per trasportare i minerali grezzi a partire dagli anni 800, ed è prevalentemente fatto di ferrovie, mulattiere e strade sterrate. Infatti la Sardegna durante la rivoluzione industriale provvedeva al fabbisogno quasi totale dei metalli. Anche qui, oltre che a piedi, può essere fatto in bici oppure a cavallo. Il cammino misura 386 km ed è ad anello. Bisogna stare attenti alle provviste di cibo e di acqua, perché nella maggior parte dei tratti non si troverà alcuna struttura ricettiva, quindi è bene organizzarsi con la tenda e con le provviste. Questo cammino viene contraddistinto e caratterizzato per il passaggio in uno degli ambienti e dei paesaggi archeologici e storici più belli della Sardegna. Stiamo parlando di Porto Flavia, che è un porto che si affaccia sul bellissimo mare blu della Sardegna, dove venivano scaricati sulle navi i metalli. Passerete per Sant'Antioco, che è un'isola stupenda, o per esempio anche nelle dune di Piscinas, dove vi sembrerà di stare in un film, in queste distese di sabbia altissime dove ci sono dei relitti delle vecchie miniere abbandonate, quindi tanta roba. Adesso parliamo del cammino di San Giorgio, ultimo non per importanza. Questo è un cammino giovane che è stato studiato e realizzato per percorrere e attraversare un itinerario dove San Giorgio ha operato la sua evangelizzazione qua in Sardegna. Infatti è diventato vescovo intorno all'anno 1000 e si è occupato di tutte quelle persone estremamente povere con tradizioni molto arcaiche presenti nell'entroterra sardo. Come dicevo, San Giorgio divenne un vescovo pastore ed è famoso proprio per le opere di bene e per il cambiamento che ha fatto alle persone in quel periodo per migliorare appunto il loro stile di vita e le loro condizioni umane in generale. Il cammino attraversa tutta quella parte antica della Sardegna e parte da Cagliari e attraversa le colline del Tregenta e del Parteolla per poi arrivare a tutta quella parte interna e montuosa che è l'Ogliastra e la Barbagia orientale, e infine arrivare al Supramonte. Le tappe non superano mai 20 km e uniscono sempre un paese all'altro, quindi potete tranquillamente fermarvi in ogni paese per dormire, mangiare e fare le vostre soste. La guida ai cammini è terminata, finisce qua. Spero che l'abbiate trovato interessante, spero che sia fonte di stimolo per voi, per farvi intraprendere uno di questi cammini o una parte di questi cammini, ma soprattutto venire a visitare la bellezza dell'isola in cui vivo, e cioè la Sardegna. Adesso potete andare a prenotare il vostro biglietto per venire qua. E non ho altro da aggiungere, amici, io vi saluto, buon cammino e buone vite, ci vediamo la prossima volta, ciao!